Ciao! Allora, oggi video dei top del mese di luglio 2018 e visto che siamo a luglio, diamo anche il benvenuto al mitico tucano luminoso perché è molto estivo. Allora, il primo top che vi voglio mostrare è questo. Si tratta del Kerastase Aura Botanica Bagno Micellare Ricco. È uno shampoo, dice di essere per capelli secchi. Allora, io avevo due campioni, comunque è questo qui. E avevo due campioni e quindi l'ho fatto per quattro applicazioni in tutto. Prima di tutto il prezzo, 250 ml, nei saloni viene 25 euro, mentre su Amazon l'ho trovato anche a 15,80, quindi perché no? Allora, è un prodotto che intanto è uno shampoo, ok? Si presenta come un gel abbastanza denso, però fa una bella schiuma, pulisce bene i capelli, si rimuove molto facilmente durante la doccia e ha anche un buon profumo che comunque sia è delicato, ma tende a diffondersi nella doccia durante l'applicazione e resta anche un pochino sui capelli, li lascia belli morbidi, districati, luminosi, non tende a farli sporcare più velocemente. E poi anche l'INCI, per essere un prodotto comunque professionale, non è affatto male. Quindi questo, il prezzo è un po' alto, ma in offerta è buono, è valido sicuramente. Secondo top, e nel mentre ho cambiato anche la batteria della fotocamera perché mi ero scordata di caricarla. Allora, il secondo top è questo crema doposole e Sol Sensible, insomma, il doposole della Bottega Verde, eccolo qua. Allora, formula delicata, crema doposole, lenisce e idrata. Allora, ho segnato i prezzi. 200 ml viene 18,99 euro, ma ad esempio con i saldi adesso è a 9,99. Devo dire che non credevo, ma non mi è affatto dispiaciuto. Allora, intanto considerate che basta poco prodotto, perché io con questo campione da, non so se c'è scritto da qualche parte, non c'è scritto, comunque sia, con questa bustina ho fatto tutta la parte superiore del corpo. Basta poco prodotto, lascia scia bianca, ma svanisce molto velocemente. È una crema che è ricca, ma comunque assorbe molto velocemente, lascia la pelle idratata, ha anche un profumo che è delicato, ma comunque persiste un pochino sulla pelle. È un prodotto che non mi dispiace, sinceramente, come riparatore della pelle, cioè nel caso di prendiamo il sole oppure siamo accaldati dal sole, la lenisce. In caso di scottature non è un prodotto sicuramente che consiglio, però come doposole classico, perché no? Soprattutto con gli L'ultimo sconti. top per questo mese è questo balsamo degli Yves Rocher. Questo è il balsamo protezione e luminosità per capelli colorati, questo qui. Allora, la confezione, che ho proprio finito e si vede, è un 150 ml e il prezzo è di 3,95 euro. È un punto verde, quindi non è scontabile, ma è un buon prezzo. Intanto è una formula senza siliconi e anche l'INCI non è affatto male. Poi è con biancospino e devo dire che ha un profumo paradisiaco, che durante l'applicazione nella doccia con l'acqua calda si diffonde, che è una meraviglia. E poi lo lascia anche questa profumazione un po' sui capelli e mi piace davvero tanto. Sì, me la ricordo, è davvero buona. Poi comunque ha una texture che è bella cremosa, quindi si applica bene sui capelli. Io la lascio in posa solamente il tempo della doccia, poi si rimuove con acqua tiepida tranquillamente ed è anche facile da rimuovere. Lascia i capelli belli districati, facili da pettinare, non sono appesantiti e non li fa sporcare più velocemente. Oltretutto ha anche un INCI valido a un prezzo basso e questo è un prodotto che sicuramente io consiglio e ricompro. Allora, questi erano tutti i top del mese di luglio. Come sempre, io spero di esservi stata utile e fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!